so you can get in and don't mind the time, forget all that's been. Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso a Sarezzano. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. That leads to our house, climb the stairs to the roof, lay flat on your back. Amici, con Marcella e Dario al Pastore Transumante di Sarezzano. Ciao Dario, Marcella. Ciao, ciao a tutti, ciao Jenny, ciao ciao. Siamo in buona compagnia, oggi siamo sei, parliamo di loro perché li conosciamo per la loro ricerca al tartufo, ma i lagotti romagnoli sono molto molto altro e Dario ci spiega le caratteristiche del perché sono anche un buon cane da compagnia. Non sono un buon cane da compagnia, sono il cane da compagnia per antonomasia. Perché sono il cane da compagnia per antonomasia? Semplicemente per una serie di motivi. Allora, prima sono ovviamente simpaticissimi, cioè nel senso non ne puoi fare a meno. Poi l'altra caratteristica è sono cani coraggiosi, che quindi in ogni situazione sono assolutamente a loro agio. Che ne pensi? Penso che sono molto vivaci anche, quindi in appartamento vanno bene? Sono assolutamente ottimi cani d'appartamento, sono dei pantofolai assolutamente la notte, ma poi si scatenano durante le passeggiate del giorno, sono dei Peter Pan, scattano ovunque, quindi cani molto dinamici che accompagnano le famiglie nelle scarpinate da montagna. Poi sono cani anallergici anallergici, perlomeno ipoallergenici, quindi le persone allergiche ai cani fondamentalmente possono accompagnarsi tranquillamente con un lagotto. Poi Marcella magari vi dice anche cosa ne pensa lei. Ma sì, il lagotto comunque è un cane, come dicevi tu, è un cane che nei boschi è fantastico, ti diverti tantissimo, anche nell'acqua, amano l'acqua questi cani. Poi sono, non riesce a fare tante cose, sono cani intelligenti. E io personalmente con i miei cani ho fatto agility, ricerca sì di odori ma non tartufo, ho fatto educazione, cioè ho fatto tante cose che veramente ti diverti tantissimo con questi cani. Sono cani ottimi per anziani, noi abbiamo dato cani a persone di 80 anni che si sono ovviamente ripresi, nel senso le signore mi dicono: ah, per colpa tua il mio marito è sempre fuori, sarà col cane, si spera sia col cane. Quindi la caratteristica è danno un alibi. Se sei single sicuramente fanno acchiappare, quindi danno materia, e insomma il cane per eccellenza, cioè poi alla fine c'è la prova provata, io sono con due splendide donne per i cani. Quindi solo per i cani, cioè, fortunatamente. Quindi diciamo che per queste e le altre caratteristiche è un cane che veramente sta spopolando in tutto il mondo, e i nostri lagotti sono veramente ricercati in continuazione. Noi siamo tanto contenti perché poi alla fine possiamo scremare e dare veramente i lagotti alle persone che veramente li meritano, e questo per un allevatore è tanta roba. E poi altra caratteristica, chiudiamo col dire che vanno anche a tartufi, e per questo vi invitiamo a guardare la nostra playlist, la puntata dedicata alla cerca del tartufo. Da Sarezzano è tutto anche per questa puntata. Dario, Marcella, allevamento cacao meravigliato. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away forever, honey. I wouldn't mind if you and I would fly away together, fly away. Let's hold hands, fly away, and skip to the beat of our hearts as they chatter, as they pitter-pitter-patter. Didn't you know that I could be your wingman flying around as we soar?